Questa delibera ha assunto tanti punti molto importanti per il nostro territorio. E la prima considerazione che volevo fare, che riguarda un po' il problema stesso della discussione in questo Consiglio Comunale, un tema come quello del mantenimento del Tribunale di Porto di Mare. E vedrò la verità che, se dal punto di vista politico, diciamo che in questo Consiglio Comunale, visto l'insediamento della nuova amministrazione, fossero portate in discussione anche altri temi, considerando anche i buoni propositi e i programmi enunciati durante la campagna elettorale. Diciamo che fossero analizzati subito mali endemici che affliggono la nostra cittadina. Tanto per fare un esempio, ma potrei farne tanti altri, sono a conoscenza, anche recentemente, il consumo di droga, soprattutto nei giorni di cavolo, è un fenomeno largamente diffuso che tampona in ampia espansione. Avrei preferito che questa amministrazione ponesse subito l'accento su problemi di questo tipo, che dimostrasse subito attenzione alle problematiche sociali, tutte quelle loro caratteristiche, il territorio legato ad alcune nobili professioni. Dovrei rivolgere all'assessore delle politiche giovanili chiedendogli molto cortesemente se G6 va in conto, comincia finalmente ad occuparti veramente di qualcosa di utile per la comunità. Ed invece ecco che tra le priorità c'è il salvataggio del Tribunale di Porto Coalo. Ma si sa che la scaletta delle priorità da discutere in questo Consiglio è detta alla maggioranza e non certo alla minoranza. Ed ormai a 2 mesi dalle elezioni abbiamo già capito tra le pieghe dell'ordinaria amministrazione quali sono le finalità anche di questa amministrazione come di quella precedente. I cittadini se ne renderanno conto quando nel nome del buon governo per il bene di tutti sarà attuato app, gigante volumetria di via del Moro, lettori di Falconera e tanti villaggi turistici in Russia, dato se per colpa di qualche incendio verrà a mancare un po' di terra. Allora si capirà la squisitezza dell'ispirazione politica di questa amministrazione e del collante che tiene in piedi questa maggioranza. La seconda considerazione riguarda sempre questa delibera, che torna un po' in particolare, parlando solo della permanenza del Tribunale, si corre il rischio di dimenticare di porre l'accento su problemi di certo interesse che riguarda la comunità del capo. Per esempio, disagio enorme che hanno i nostri cittadini quando cominciano a prendere mano, ad avere esperienza o a cimentarsi con i problemi della giustizia. Pensiamo a quanti anni dura una causa civile o penale. Domanda: è stato grazie alla presenza del Tribunale della Porta accanto che si sono ridotti i tempi della giustizia per i corrotti? È stato grazie al Tribunale di Porto Coalo che ha diminuito l'enorme contenzioso legale della nostra città, anche in riferimento a altri comuni limitrofi? E ultimo, ma non per questo meno importante, non forse costate meno o costeranno meno le cause le tasche dei nostri cittadini perché il Tribunale si trova a Porto Coalo e non a Venezia con gli uffici altre sede? Il fatto è che focalizzando il problema solo per Porto Coalo emerge ancora una volta un uso arbitrario e distorto del campanilismo. Non è il campanilismo delle testimonianze storiche, della cultura, dell'ambiente, dei monumenti. No, ma con programmi del tipo di questa delibera si esprime il campanilismo piccolo, dell'interesse di bottega, del particolare, dei personalismi, del campanilismo demagogico e strumentale. Lo stesso campanilismo che impedisce al nostro territorio di sviluppare l'eccellenza dei servizi. Iniziare dai consorzi di bonifica, la sanità passando appunto per la giustizia. Ditemi tutti questi anni in questo modo di fare politica nel nostro territorio ha comportato un salto di qualità, un miglioramento dei servizi, forse sono diminuiti o aumentati. Forse qualcuno potrebbe dire che va tutto bene, magari per giustificare l'incapacità di qualche rappresentante politico o sovracomunale. Soprattutto e prima di tutto per il tornaconto elettorale.
quarto punto, ma questo tribunale di Porto Bulgaro si è capito se deve afferire a Venezia o a Cremona, perché dalla bozza del 2000 il collegio degli avvocati indica Venezia, ma non si era detto che il tribunale di competenza per Porto Bulgaro sarebbe stato Cremona. Quindi da una parte il nascosto desiderio coltivato negli anni di passare col Friuli, portato avanti con referendum soprattutto nel Porto Bulgarese, e conclusosi nella richiesta approvata dalla Regione Veneto, il passaggio di alcuni comuni come il Trevi e Cinto, dove in ironia della sorte questa delibera pro Venezia e quindi pro Veneto è già stata approvata. Ma non mi pare che questi aspetti siano problemi di una rilevanza politica importante, non di poco conto, che in ogni caso meritano un approfondimento. Sempre dal punto di vista politico, avrei capito una discussione e una presa di posizione di questo Consiglio sulla prospettiva che con il passaggio del Tribunale a Pordenone, che comporterebbe tra l'altro il riferimento alla Corte d'Appello di Trieste, si possa determinare un'afferenza più ampia delle nostre competenze verso il Friuli, competenze che garantirebbe l'osservatorio della provincia di Pordenone, che finirebbe così per avere mano sulle spiagge di Caupe e di Piove. Avrei capito una discussione di una presa di posizione su come ottenere in tutto questo cambiamento anche epocale, noi, una eccellenza dei servizi e soprattutto una diminuzione dei costi. Se non sindaco, perché la discussione politica di questi temi non viene stimolata in questo Consiglio Comunale per l'interesse della nostra città? Perché altri a livello provinciale, regionale e nazionale prendono le decisioni sulla gestione del nostro territorio? Si viene a sapere dai giornali che un gruppo di saggi, composto da una decina di persone, è stato incaricato di ridisegnare la nuova geografia del nostro territorio, e tra questi c'è il sindaco di Porto Bulgaro. Vuol dire che il sindaco di Caule non ne sapeva nulla, o che non è stato interpellato, o che ha rimandato il futuro di Caule a quello di Porto Bulgaro? Era questo che volevamo sentirci dire questa sera, volevamo capire se questa amministrazione è in grado di far pesare il ruolo di Caule nel contesto delle scelte fondamentali che si stanno compiendo nella nuova organizzazione geografica del nostro paese. Il gruppo di opposizione che io rappresento sarà sempre pronto ad appoggiare qualsiasi iniziativa che il sindaco e la sua amministrazione dovrà attuare per far pesare la valenza dei nostri cittadini e della nostra città in un contesto politico ed amministrativo più ampio. Per questo motivo, proprio per sottolineare le incongruenze anche di questa delibera e stimolare un dibattito nuovo sul ruolo che a nostro avviso dovrà avere sempre di più Caule nel territorio del Veneto orientale, e non certo per augurarci la soppressione del Tribunale di Porto Bulgaro, quantomeno quello di Mestre o di Doro o di San Donato, per questo che noi ci affidiamo a votare.